attenzione su un problema increscioso che riguarda Foro Cassio. Dunque, la storia di Foro Cassio, di Santa Maria di Foro Cassio, credo che sia nota a tutti i presenti, c'è stato per anni un comitato che noi abbiamo trovato quando siamo venuti qui per la prima volta ed erano gli anni 90. Quindi diciamo che possiamo festeggiare 17 anni, come dicono, di questo momento, sì, forse anche 20, ecco, di interessamento per salvare questa chiesa, che è importantissima perché si trova a Foro Cassio, che è anche una stazione importante romana e ricordata la tavola antipigheriana, quindi uno dei percorsi più importanti del Viterbese. Ci sono stati anni di sollecitamento da parte delle associazioni, tra cui il museo ha molto lavorato anche per far conoscere l'importanza di questa chiesa. Abbiamo pubblicato articoli, fatto tesi di laurea, Enrico ha fatto studi sugli affreschi, tutto questo per attirare l'attenzione della sovrintendenza ad intervenire su questo bene. La sovrintendenza è intervenuta qualche anno fa facendo costruire una copertura dei conteggi, con una copertura diciamo che doveva essere mobile, nel senso doveva restare lì pochi mesi per poi cominciare la lavori di restauro. In realtà sono passati anni, questa copertura è stata costruita in modo che ha definitivamente cancellato gran parte degli affreschi che naturalmente ornavano la chiesa. La chiesa continua a crollare e devo dire sinceramente che sia noi del museo che molte delle persone che si sono interessate a questo problema per tanti anni avevano già buttato la spugna, nel senso che sembrava non ci fosse più niente da fare, quando qualche mese fa, direi un paio di mesi fa, è ritornata alla carica un'associazione, l'Associazione della Via Francigena, che ha chiesto di nuovo di interessarsi a questo problema e ha elaborato una petizione da fare al Comune e a tutti gli enti naturalmente incaricati per cercare di salvare il salvabile. Perché? Perché la Via Francigena è uno dei progetti a tema della Regione Lazio che verranno finanziati, quindi arriveranno molti soldi sulla Via Francigena e quindi la speranza è che si faccia qualche cosa anche per Foro Cassio, che nel frattempo è diciamo ridotta in maniera veramente, direi, cioè sarà molto difficile salvare qualche cosa, ma insomma speriamo che ci sia un'attenzione anche ad aprire scavi, perché c'è naturalmente tutta la storia del sottosuolo dell'area di Foro Cassio che andrebbe indagata, oltre che naturalmente salvare il salvabile. Dunque questa petizione noi ce l'abbiamo e quindi vi chiederemo di chi naturalmente pensa alla tutela, alla salvaguardia eccetera, di fare questo ennesimo sforzo, cioè di provare di nuovo a creare un movimento di opinione su questo monumento, che è veramente importante non solo per vederla, perché è una cosa importante a livello nazionale. E quindi Gabriella, tu hai, ecco sì, ci sono i fogli lì, chi è interessato appunto di andare a firmare dovete lasciare il vostro documento e noi ci imbarchiamo in questa nuova avventura. Mi piace che non c'è l'assessore alla cultura che aveva promesso di dire, ma che non è stato, e c'è un interessamento forte diciamo in termini culturali in genere. E comunque ecco, vi ringraziamo fin da adesso di partecipare a questa